Radio Station, Radio Bruno. Michele, che piacere incontrarti, seppur virtualmente, ma non credo che sarà questa modalità di trasmissione che non ci permetterà di sentire le emozioni che ci trasmetterai. Grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'ospitalità, è sempre bello insomma poter tornare a parlare di musica insieme a voi, grazie mille. E finalmente è uscito, doveva uscire il 29 di settembre, poi ovviamente c'è stata la pandemia. Com'è stato farlo uscire a giochi fatti, quindi rimandarlo addirittura di 5, 6, 7 mesi? Guarda, in realtà è la prima volta ovviamente che mi succede una cosa del genere, allo stesso tempo è la prima volta che tutti noi stiamo vivendo, no? Una parentesi così, così incerta del nostro mondo. Io ovviamente parlo da privilegiato, nel senso che rispetto a quello che il nostro mondo sta subendo in questo momento, il dolore di rimandare un disco di un paio di mesi è un'inezia. Ovviamente c'era da parte mia la volontà di voler difendere in qualche modo, anche poter celebrare, no, il lavoro di tutti i professionisti che sono coinvolti in questo disco, no? Far uscire un disco non significa soltanto incontrare il pubblico, significa proprio anche riconoscere la forza professionale della propria squadra e dei grandi professionisti che ci sono dietro le canzoni. E sono tanto contento e tanto grato della luce che questo disco sta ricevendo, perché per me è un modo bellissimo per rivedere il mio pubblico dopo tanto tempo, e allo stesso tempo, no, come ti dicevo, poter celebrare tutte le persone che mi hanno aiutato a crearlo, queste canzoni. E quindi vedi, questo è stato un anno difficile e drammatico, che però, come tu hai detto, ha permesso proprio di mettere in risalto la tanta professionalità che c'è dietro il frontman, quindi chi poi porta le opere, la produzione musicale in questo caso, sul palco. Parliamo di La geografia del buio, un titolo bellissimo che ha un significato. Non è un album normale, è un concept album, ovvero è un percorso che tu intrecci in 12 tracce. Mi sembra di aver percepito che l'anello di conduzione sia la sofferenza e proprio il buio, però in un percorso anche di positività, di speranza. Guarda, in realtà sono due le grandi tematiche del disco. Da una parte, come dicevi tu, no, il dolore, allo stesso tempo un grande amore, nel senso che il titolo forse inganna un po', nel senso che quando sentiamo la parola buio siamo estremamente giudicanti noi, e quindi già pensiamo a qualcosa di tristissimo, negativo, oscuro. In realtà il buio è una condizione, La geografia del buio è il più grande disco d'amore che abbia mai scritto e interpretato. Come dicevi tu, è un concept album, un sentiero nel buio che racconta non tanto di come si esce dal dolore, non ha quella presunzione lì, però di come si convive con il buio, no? Di come quel buio può diventare una casa da abitare, da arredare, dove viverci. E questa casa sono le 10 canzoni che compongono il disco. Infatti è bello che tu insegni proprio ad affrontare anche la sofferenza, il buio, ad accettarlo, conviverci e superarlo. È un album della maturità, secondo me, una prima maturità, perché tu sei giovanissimo, però si sente uno scatto ulteriore rispetto al passato. Beh, sai cosa, io credo che ci sia veramente una falsa credenza rispetto al dolore, per cui molte volte il dolore ti invitano a ingoiarlo, a nasconderlo in un angolo lontanissimo della casa. In realtà il dolore va esibito in mezzo al salotto, va esposto, no? L'unico modo per uscire dal dolore è passarci attraverso, è conviverci. E se io posso raccontarlo attraverso la musica, lo faccio ben volentieri, perché in qualche modo spero, tra l'altro, che questo disco possa, no, rompere una serie di stigmi che ci sono rispetto alla cura del dolore, alla cura della propria salute mentale e così via. Sono pezzi bellissimi, c'è un'intensità enorme che tu riesci a trasmettere con, ho scritto, bellezza evanescente. C'è questa sorta di fluidità che tu trasmetti non solo visivamente attraverso i videoclip, ma proprio attraverso le parole, i testi, proprio c'è una maturità nuova, stilistica anche, oltre che musicale. E i tuoi due videoclip, La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio, ha un elemento comune, che è un occhio indagatore, che nel primo videoclip, la vita breve dei coriandoli, è permanente. Questo occhio che guarda come fosse nel buco della serratura. E invece nell'altro, Mantieni il bacio, anticipa, cioè scruta.
Guarda, tutta la parte del visual è una parte che ho curato io personalmente insieme al mio art director che si chiama Mary Parpin. L'idea dell'occhio deriva dal fatto che tutto il visual del disco racconta delle allucinazioni, racconta come metaforicamente si vive il dolore, come metaforicamente si vive l'amore anche durante il dolore. E l'occhio che si apre in realtà si apre perché tutte le immagini successive che si vedranno dopo in realtà raccontano come in realtà la realtà è filtrata da quell'occhio che in quel momento non conosce lucidità, e sono esattamente tutto come ho esperito il mondo, no? In un momento in cui quel mondo per me non era per niente chiaro, quindi l'ho esperito in maniera metaforica e non diretta. Senti, si parla, nel 2020 si è parlato sempre di abbracci che ci sono mancati, qui invece la sottolineatura è nel bacio, anzi mantieni il bacio. Qual è il significato che tu in questo caso hai dato? Il bacio è la cosa probabilmente più profonda che un animo possa provare e vivere. Guarda, involontariamente questo disco è stato scritto prima di una pandemia, eppure raccontava già così potentemente, no, quanto l'importanza del contatto umano, no, come unica ancora per trattenersi alla realtà. L'espressione mantieni il bacio, nello specifico, racconta, no, la bellezza di trattenere sulle proprie labbra la sensazione di un bacio, e così rinnovare tutti i giorni la promessa degli amanti, no, rendere la casualità di un incontro amoroso, renderla destino, no, trasformare il caso in destino. E mantieni il bacio in questo momento più che mai, no? Racconta quanto è importante trattenere, ricordarsi la sensazione fisica, la sensazione corporea, lasciare che le parole si spostino e ci sia soltanto il linguaggio del corpo. Senti, che belle emozioni che ci trasmetti, sapevo che anche virtualmente ce le avresti tramandate. Voglio chiudere con la chiusura proprio del concept album che tu hai scelto di chiudere con un pezzo che hai firmato da solo ed è solo musicale, è strumentale, per cui proprio un cerchio che si chiude. Qual è, diciamo, il senso di questo tuo pezzo? Guarda, in realtà questo paradossalmente è il primo pezzo che è stato scritto del disco ed è una canzone che racconta proprio un'impossibilità sonora anche, no? Io non ne faccio mai mistero, l'ho detto più volte, la mia voce per tanto tempo non ha potuto cantare, ma la mia voce per tanto tempo non poteva nemmeno parlare, e questo brano qua nasce proprio da quel silenzio lì. Tutto il disco è un duetto continuo tra la mia voce e il silenzio, e non potevo che chiuderla col momento, no? Più doloroso. Però dopo tutto un disco, insomma, lo guardi con distacco, lo accetti di più, e tutto quello che sembrava silenzio in realtà diventano una moltitudine di parole che solo i tasti di un pianoforte possono raccontare, diventa musica allo stato puro, ed è la ragione per cui ci tenevo tanto che in questo buio, in questo percorso nel buio che racconto nell'ultima stanza, anche la parola non serve più e serve soltanto la musica per raccontarsi. Bellissimo. Ti starei ad ascoltare tanto, sai, in questo colloquio che purtroppo non può durare in eterno. Invece vorrei ricordare il tuo CD, che finalmente è uscito, e soprattutto invitare una volta ancora chi fruisce della musica, quindi tutti, a dedicarsi all'ascolto della musica. Il tuo è un concept album da ascoltare. Non deve essere bruciato, perché ogni nota e ogni parola ha un suo significato. E io inviterei anche a essere abbracciati dalle tue tracce, perché riescono proprio a succhiarti, cioè portarti in un'altra dimensione, quindi lasciarsi andare a questo viaggio insieme a te. Grazie per le parole gentili, le accolgo con tanto affetto, mi fa un sacco piacere sentire parlare di questo disco in questi termini così umani, quindi grazie mille. È davvero bello. Voglio chiudere, se possiamo, non possiamo farlo, facciamo per finta, nel senso che ci tocchiamo virtualmente il gomito. Adesso che ci si saluta sono un po' più tarde. Grazie Michele, grazie, è stato un piacere, buona musica, grazie. Ciao.